Allora, oggi facciamo un maxi ripasso di tutta la procedura penale. Allora, cos'è il processo penale? Il processo penale è uno strumento disciplinato dalla legge mediante il quale viene applicata la legge penale nel caso concreto. Questo strumento consente quindi di applicare la legge attraverso un procedimento legale, cioè un procedimento che si svolge secondo determinate regole, che garantiscono la tutela di alcuni diritti, in particolare di quei diritti garantiti a livello costituzionale e consentono di accertare i fatti al fine di applicare la legge penale. Quindi questo accertamento che si svolge nel corso del processo deve essere svolto con determinate modalità, modalità appunto prescritte dalla legge. Se non è svolto in base a queste modalità, non sarà utilizzabile quanto ottenuto con queste attività e non si potrà arrivare a una sentenza che sia valida. Quindi ha un risultato in merito a un fatto e quindi un risultato che possa portare a una condanna o a un proscioglimento che sia valido. Partiamo quindi dalle basi della procedura penale che si trovano chiaramente nella Costituzione. Abbiamo un gruppo di regole che riguarda direttamente il potere giurisdizionale, che è quel potere dello Stato che viene in rilievo in questa attività, e è la funzione giurisdizionale, di iuris dicere, appunto, di dire il diritto da applicare nel caso concreto. Questa funzione è disciplinata dagli articoli 101-110 della Costituzione, e subito dopo segue l'articolo 111, proprio che è l'articolo che disciplina il giusto processo, che è quell'articolo cardine di tutto il sistema processuale penale, che pone quei principi e quel minimo comune denominatore di tutti i procedimenti che possono riguardare appunto l'ambito penalistico. Per cui un gruppo di norme riguarda il potere dello Stato che viene esercitato in questa attività processuale. Altre norme che si trovano invece sparse nella Costituzione vengono in rilievo per quanto riguarda i diritti che possono entrare, che devono essere garantiti con il processo o che possono entrare in conflitto con determinate attività. Abbiamo alcuni diritti che devono essere garantiti nel processo, sono per esempio il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato, il diritto di difesa. Chiaramente rimane il principio di legalità nella sua formulazione più semplice, quindi nessuno può essere sottoposta a una pena se questo non è previsto dalla legge. Poi abbiamo alcuni diritti che vengono in rilievo perché confliggono con alcune attività di indagini processuali, per esempio la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà della corrispondenza, che possono essere compromesse durante alcune attività come l'arresto, il fermo per identificazione, misure cautelari sia personali che reali, o ancora il sequestro di plichi e corrispondenza, la perquisizione presso il domicilio. Tutti questi diritti sono garantiti dall'articolo 13 della Costituzione, il 15 della Costituzione, per citarne alcuni, e quindi devono essere ponderati, e la procedura penale ci deve dire in che modo si può entrare in conflitto con questi diritti tutelati costituzionalmente, un conflitto legale, cioè un conflitto che va a comprimere questo diritto, deve essere conflitto che si svolge dal punto di vista legale. Infatti l'articolo 13, per esempio, che tutela la libertà personale, dice che questa è inviolabile e soltanto con un provvedimento dell'autorità giudiziaria può essere limitata. Ecco quindi che la procedura penale ci dirà come l'autorità giudiziaria potrà adottare questo provvedimento per limitare la libertà personale. Andiamo a vedere nel dettaglio le norme sulla giurisdizione.
L'articolo 111 dice innanzitutto che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questo pone un principio di indipendenza e autonomia dei giudici che compongono la magistratura insieme anche ai pubblici ministeri, e quindi un potere del iuris dicere che non deve essere in nessun modo intaccato o avere influenze dal potere che è strettamente politico, quindi il potere legislativo, né dal potere amministrativo. Quindi un'indipendenza esterna e un rispetto che è dovuto soltanto alla legge, per cui i giudici e l'attività del giudicare viene svolta in base a quanto è scritto nelle leggi dello Stato e le leggi chiaramente dell'Unione Europea e internazionali per quanto entrano nel nostro ordinamento. I giudici chiaramente sono disciplinati come diventano giudici, come sono composti, come sono organizzati dall'ordinamento giudiziario, quindi dall'ordinamento quell'insieme di norme che disciplina appunto coloro che svolgono la funzione del giudicare e coloro che svolgono anche la funzione inquirente e requirente, che vedremo essere il pubblico ministero che appartiene alla procura presso il tribunale o presso la corte d'appello. Insieme giudici e procuratori formano la magistratura, che è quindi un gruppo, gruppo di persone qualificate che si identificano come magistrati a seguito del superamento di un esame e che svolgono determinate funzioni previste dalla legge, che sono autonomi e indipendenti da ogni altro potere. Vedete che viene declinato in diversi modi il concetto di indipendenza. Indipendenza significa che è autonomia, autonomia dagli altri poteri e soggezione soltanto alla legge, perché non siamo chiaramente in uno stato anarchico. La magistratura non è un organo anarchico. La magistratura è un organo che rispetta la legge, da questa legge è previsto e dalla legge viene disciplinato. E in più viene anche sottolineato l'indipendenza e quindi l'autonomia, ancora una volta, dagli altri poteri. Il potere legislativo deve fare il potere legislativo. Vedremo che ci sarà un conflitto di giurisprudenza quando un potere legislativo porrà in essere un atto del potere giudiziario o viceversa. Quindi, così come il potere legislativo è autonomo da quello giudiziario, così quello giudiziario è autonomo da quello legislativo. Poi ci sono una serie di garanzie, quindi per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che deve svolgere il proprio lavoro senza interferenze. E poi abbiamo una specifica su questo pubblico ministero, che il pubblico ministero è sì un magistrato, ma non è un giudice, perché il pubblico ministero non esercita la funzione del giudicare, ma esercita la funzione inquirente e requirente nella fase di indagine e poi nella fase del giudizio. E anche il PM gode di alcune garanzie previste dall'ordinamento giudiziario e deve avere determinate rispondere a determinate condizioni per poter svolgere questa funzione. Non da meno vedremo l'articolo 36 del codice di procedura penale che impone ai magistrati di astenersi o riconosce la facoltà alle parti di ricusare i magistrati quando sono lesi questi principi di indipendenza e autonomia e hanno degli interessi negli fatti che vengono discussi, interessi che possono nascere da vari elementi, per parentela, affinità o per situazioni di inconvenienza. La polizia, l'autorità giudiziaria, per svolgere la sua funzione di conoscere i fatti, può utilizzare la polizia giudiziaria. Vedete che si stanno delineando gli organi di questo processo penale, della procedura. Abbiamo parlato di giudici e di PM che insieme vanno a costituire la magistratura e poi la polizia giudiziaria. Polizia giudiziaria che viene utilizzata, è a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'articolo 109 dice che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, letta al contrario, è la polizia giudiziaria è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Vedremo poi il discrimine tra polizia di sicurezza e polizia giudiziaria. Quando la polizia esercita la funzione di polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria non è un corpo, ma è una funzione che viene svolta dalle forze di polizia. Quindi forze di polizia potrà essere l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza,
una polizia di Stato, nonché la polizia locale, provinciale o ausiliari di polizia giudiziaria che vengono nominati ad hoc per determinati atti. Ecco quindi che la polizia giudiziaria è una funzione che viene in rilievo quando si attivano determinati meccanismi che avviano la procedura penale, e da lì la polizia giudiziaria è a disposizione del pubblico ministero o del giudice. Vedremo che si parlerà di competenza, di gerarchia, di rapporto funzionale tra pubblico ministero in particolare, ma in generale autorità giudiziaria e polizia giudiziaria. E poi abbiamo il cuore della procedura penale, del processo penale, che è il giusto processo. Articolo 111. Il processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale nel contraddittorio tra le parti. Qua sono fissate le regole di tutta la procedura. Quindi un giudice terzo imparziale dovremmo capire cosa significa, insieme a capire cosa vuol dire il contraddittorio, dialettica tra le parti in parità delle armi. Vedremo poi che è sempre garantito comunque l'accesso alla Cassazione nel momento in cui ci sono provvedimenti contro la libertà personale. E il principio del contraddittorio, che è un principio che deve essere presente in tutte le fasi dove si va a formare la prova. Il contraddittorio è strettamente legato alla prova e al diritto di difesa, per cui tutto quello che è in grado di essere una prova per andare a smontare la presunta innocenza dell'imputato deve svolgersi in contraddittorio. Il contraddittorio è lo strumento con il quale il diritto di difesa dell'imputato viene posto sullo stesso piano del diritto, della funzione requirente di accusa del pubblico ministero. E quindi lo Stato, che è rappresentato dal pubblico ministero, che svolge la funzione di accusa nel processo, sarà sullo stesso piano, avrà gli stessi poteri, le stesse armi dell'imputato grazie al principio del contraddittorio. E questo principio del contraddittorio, che è tipico principio che trova proprio il cuore nel giudizio, in ragione anche di tutti quei processi e riti speciali, viene garantito dall'ultima riforma, cosiddetta riforma Cartabia, del decreto legislativo 150/2022, anche nella fase di indagini preliminari, dove sono consentite indagini difensive con ampi poteri al difensore, e può svolgere indagini, può svolgere atti ripetibili, e possono essere acquisite poi questa attività difensiva, gli atti dove viene registrata questa attività potranno essere acquisiti ed arrivare ad avere anche una valenza probatoria con determinate condizioni. Infine, l'azione penale è obbligatoria. Cosa significa esercitare l'azione penale? Significa richiedere che vi sia un processo giusto per un determinato imputato al fine di arrivare a una decisione in merito ad un fatto che costituisce reato. Questa azione, per motivi di economia processuale, non può essere svolta sempre comunque qualora vi sia una indizio in merito a un fatto reato, ma è preceduta da un'attività investigativa e poi da una udienza, e poi si arriva all'udienza preliminare, che è il primo vero atto in cui si svolge l'azione penale. Chi è che ha il potere di portare quindi i fatti dalle indagini preliminari e il loro accertamento dalle indagini preliminari alla sede giudiziale vera e propria? L'impulso è del pubblico ministero, su sua inerzia interviene il procuratore generale e il vaglio di questa richiesta spetta al giudice. Un giudice che è detto giudice per l'udienza preliminare, per cui una volta che terminano le indagini si passa alla fase giudiziale, e lì quindi si dice che il PM esercita l'azione penale, che non è facoltativa ma è dovuta ogni volta in cui non vi sono le condizioni per procedere con l'archiviazione. Non è il PM che decide però se archiviare o proseguire l'azione, lui richiede, e poi è il giudice per l'udienza preliminare che svolge questo controllo e decide, perché ricordiamo il PM non ha la funzione di decidere.
Quando parliamo di legge penale, dobbiamo rifarci ai principi. Ebbene, però, distinguere il diritto penale dal diritto processuale penale. Infatti, il diritto processuale penale è un diritto di tipo punto processuale, non è un diritto sostanziale, per cui i principi del diritto penale, come l'applicazione della legge più favorevole al reo, non si applicano per quanto riguarda la procedura. Infatti, nel caso di conflitto tra norme per ius supervenienses, nella procedura penale non si applica la legge del più favorevole al reo, ma si applica la legge che è in vigore nel momento in cui viene posto in essere un atto. Per cui, se c'era una legge più favorevole per il presunto reo nel momento in cui il fatto è stato commesso, ma al momento dell'assunzione delle prove, la legge è mutata e la legge diventa meno favorevole al reo, l'atto che si sta per porre in essere, l'atto di assunzione della prova, non segue la regola della legge più favorevole al reo, che è la legge penale, ma si segue la regola processualistica, che è quindi tempus regit actum. Questo è il principio. Questo principio ha dei risvolti di notevole rilievo per quanto riguarda, per esempio, la competenza per territorio e per materia che può cambiare, appunto come abbiamo citato, la materia dell'acquisizione delle prove non ha dei risvolti particolari. Vedremo il principio di predeterminazione del giudice secondo la legge che per questo principio diviene determinazione del giudice secondo la legge. Da non dimenticare poi il principio della ragionevole durata del processo, che è stato rafforzato anche col venir meno della prescrizione nel secondo grado, con la ragionevole durata anche delle impugnazioni, 2 anni per l'appello, 1 anno per la Cassazione, il principio del ne bis in idem, cioè quel diritto di non subire 2 processi per il medesimo fatto. E non avere, e si, che viene, e si estende questo processo, questo principio anche alla questione, diciamo, delle indagini preliminari. Una persona non può essere sottoposta a indagini preliminari per il medesimo fatto. Qua si ricollegheranno l'istituto dell'aggiornamento della notizia di reato quando muta la qualificazione del fatto. Allo stesso modo, anche nel corso del processo sarà possibile la riqualificazione dell'imputazione purché contestata e notificata alla persona. Il processo qual è? Ha una struttura. Abbiamo detto che il processo davanti al giudice vero e proprio è una seconda fase. Prima vi è il PM che svolge le indagini. Il processo davanti al giudice si svolge solo in presenza di determinate condizioni, cioè quando vi sono le condizioni di svolgere l'azione penale, che da ultimo con la riforma Cartabia sono state riformate anche questi criteri e sono diventati una prognosi di colpevolezza. Questo è il criterio che dovrà essere utilizzato per proseguire o meno in giudizio il processo. Nella fase delle, quindi abbiamo una fase delle indagini che ha una sua durata determinata e dei suoi attori, dove abbiamo una persona sottoposta alle indagini con il principio di presunzione di innocenza, potrebbero anche svolgersi delle indagini contro ignoti se non si arriva a identificare una persona che diventerà poi l'imputato nel processo, allora non potrà chiaramente proseguire la fase del giudizio. Quindi abbiamo le nostre indagini preliminari che poi arrivano a un termine che è ben determinato. Da lì si avrà o la archiviazione o l'esercizio dell'azione penale. Se il PM richiede l'esercizio dell'azione penale, andiamo in udienza preliminare. Con l'udienza preliminare il GUP sarà chiamato a decidere se diciamo, far proseguire il giudizio nella vera sede dibattimentale davanti al giudice precostituito, terzo imparziale, nel contraddittorio tra le parti con parità delle armi, oppure adottare un provvedimento di non luogo a procedere o proscioglimento. Quindi, anche qui, nell'udienza preliminare, il processo si può fermare o può proseguire. Se prosegue, si arriva al giudizio vero e proprio, il giudizio che termina con una sentenza di primo grado, che può essere di proscioglimento, di condanna,
vi potrà poi essere l'appello con proscioglimento o condanna e l'eventuale cassazione presso i motivi di legittimità a determinate condizioni. Questo è lo sviluppo, diciamo, ordinario del processo. Si possono frapporre poi a alcune eventualità, per esempio tutto quello che riguarda i riti cosiddetti premiali o riti speciali, riti dove viene meno una fase tipica del processo, una o più fasi tipiche del processo, questo e spesso viene meno anche il contraddittorio e la garanzia di alcuni diritti per la persona imputata, e questa rinuncia di fasi e di garanzie è controbilanciata da una riduzione significativa della pena che viene comminata, che viene ridotta a un terzo, un mezzo, in alcuni casi ulteriormente ancora di un quinto. Per cui in alcuni casi, per ragioni di economia processuale, si sono introdotti dei riti speciali dove l'imputato, in alcuni casi consensualmente, in altri casi il giudice, dispone che si svolga un rito semplificato che non prevede tutte le fasi tipiche del processo, e in cambio di questa riduzione di tutele si riconosce un favore dal punto di vista della pena. Sicuramente viene ridotta la pena principale per il reato, poi si può in alcuni casi anche prevedere che non vengano applicate determinate sentenze, scusate, pene accessorie. Chiarito quindi la struttura del processo, che si compone di diverse fasi, abbiamo la fase dell'indagine, la fase del giudizio di primo grado, può esserci il secondo grado, può esserci la cassazione, possono esserci dei riti speciali. All'interno di ciascuna fase ci possono anche essere, diciamo, degli stati che riguardano lo svolgimento del processo, che riguardano la maturazione del processo, per cui si può essere in uno stato iniziale dove il dibattimento non è ancora aperto, quindi tra virgolette sono ancora eccepibili molte questioni, si possono ancora valutare le cosiddette questioni preliminari, e poi abbiamo degli stati invece dove si è proprio alla discussione del fatto, al cuore della decisione, per cui sono precluse determinate questioni perché ci si concentra solo sul fatto giuridico, il fatto della fattispecie penale. E poi ci sono i gradi, c'è cioè il primo grado, il secondo grado e il grado in Cassazione. E questi sono dei concetti da tenere ben presenti durante la fase processuale. Il processo come si svolge? Il processo, inteso proprio come momento davanti al giudice che ha la funzione di iuris dicere, si dice che è un atto interius personarum, cioè è un atto, cioè un'azione che viene compiuta da tre persone. Tre persone sono quelle parti necessarie, anzi chiamarle parti non è proprio corretto, ma è meglio chiamare soggetti obbligatori perché si svolga il processo regolarmente. Abbiamo infatti un giudice che è terzo e imparziale, essendo imparziale non può essere parte, e questo giudice viene rappresentato al vertice di un triangolo equilatero, quindi immaginiamo un triangolo equilatero con i lati tutti uguali, al vertice in alto abbiamo il giudice che è terzo imparziale, precostituito, autonomo, indipendente. Poi equidistante dal giudice alle due basi del triangolo sullo stesso piano stanno sia il PM che l'imputato con il suo difensore, o meglio dire il difensore ed eventualmente l'imputato. E molto importante che siano sulla stessa base perché hanno le stesse armi, ciò vuol dire che qualsiasi spazio abbia una parte, lo stesso spazio lo deve avere anche l'altra parte per ribattere e argomentare a suo favore in merito al medesimo fatto, alla medesima circostanza, alla medesima prova. Quindi il processo ha questa struttura,
triangolare dove due parti, che sono il PM e l'imputato con il suo difensore, o meglio il difensore con il suo imputato, stanno alle basi in parità, nella stessa posizione, e un giudice che deve decidere equidistante dalle parti, vuol dire che è indipendente terzo, vuol dire che non ha nessun coinvolgimento nei fatti, li conosce, li ascolta per la prima volta dalle parti e forma la sua decisione in base a quello che apprende durante il giudizio. Quindi quello che apprende durante il giudizio è tutto quello che avviene durante il giudizio, che deve avvenire nelle forme previste dalla legge. Per cui il giudice formerà il suo convincimento in merito a un fatto in base a prove che si formano nel giudizio, prove legali. Vedremo che ci sarà proprio il principio della legalità probatoria, per cui il giudizio serve per formare le prove in merito alla esistenza o no del fatto reato con tutti i suoi elementi, e queste prove non potranno essere qualsiasi prova, ma dovranno essere solo e soltanto quelle prove che si possono formare nel giudizio in base al principio di legalità probatoria, o possono essere introdotte nel giudizio in base comunque al principio di legalità probatoria, per cui ci sono delle prove che non possono entrare, prove che possono entrare a determinate condizioni. Questa è l'impostazione di base del nostro processo. Il giudice è una persona che ha questa funzione giurisdizionale. Ricordiamo che non ce l'ha il PM, che infatti è una parte. Quindi il giudice rappresenta lo Stato e in particolare per lo Stato esercita una funzione che è stabilire qual è la legge da applicare nel caso concreto. È una funzione che non è declinabile, il giudice non può decidere se esercitare la funzione o meno, ma una volta che viene chiamato a esercitare la funzione ha l'obbligo di decidere in merito a un fatto e deciderà in base al suo convincimento, alle prove che si sono formate per la colpevolezza dell'imputato quando ci sono sufficienti elementi, quando la colpevolezza è dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio, cioè oltre il dubbio plausibile. Se il giudice ha dei dubbi e non riesce a superarli, e attenzione che non si parla del dubbio logico, ma si parla del dubbio plausibile, allora il giudice dovrà optare per il proscioglimento, perché non ci sono abbastanza elementi per dimostrare che il fatto esiste oltre il ragionevole dubbio plausibile. Quindi vi è il principio del indubbio pro reo. Il giudice quindi può porre in essere tutti quegli atti tipici della funzione. Se il giudice può in essere un atto che ha un carattere con la funzione giurisdizionale, il giudice applica la legge nel caso concreto. Quindi la sentenza sarà un atto che avrà un contenuto particolare, perché andrà a prendere una legge di carattere generale e la applicherà a un fatto posto in essere da una o più persone che sono imputati, e dirà se questi qui hanno con il loro comportamento integrato o meno la fattispecie di reato. Quindi la sentenza non è un atto a carattere generale, è un atto che decide in merito a una persona un singolo fatto, quindi non è sicuramente un atto legislativo. La legge ha quel carattere generale e astratto, mentre la sentenza, che è l'atto del giudice, così come l'ordinanza e il decreto, sono degli atti invece che hanno un destinatario, dei destinatari specifici e un fatto specifico, e non hanno sicuramente quel carattere generale. Diverso è l'effetto del giudicato, che ha effetto anche nei confronti di terzi, ma quello è un effetto, non è un carattere dell'atto. Quindi il giudice, chiamato a svolgere questa funzione, decide inevitabilmente, è obbligato a farlo secondo questi criteri. Ci sono, quindi il giudice conosce, c'è un altro principio, il giudice, appunto perché è chiamato a svolgere una funzione indeclinabile, non si può fermare perché ci sono delle questioni che non sono proprie della giurisdizione penale, perché la giurisdizione si articola in giurisdizione penale per quanto riguarda i fatti penali, giurisdizione ordinaria per quanto riguarda i fatti civili, la giurisdizione amministrativa per quanto riguarda interessi legittimi e i casi per cui è competente anche
per i diritti soggettivi. Di conseguenza, il giudice può trovarsi a decidere, a dover conoscere di alcune questioni di carattere civile o amministrativo al fine di conoscere e decidere una questione penale. Immaginiamo il giudice che è chiamato a valutare il reato di furto, appropriazione indebita e quindi deve conoscere, per esempio, in merito alla proprietà, o ancora è chiamato a conoscere, per esempio, su stato di famiglia, o ancora è chiamato a conoscere della validità di un matrimonio, piuttosto che altre questioni che possono essere legate anche a un contratto, alla normativa tributaria. In questo caso il giudice ha delle facoltà. Se sono delle questioni pregiudiziali, cioè che riguardano direttamente il fatto di reato, la fattispecie potrà decidere senza nessun problema su queste questioni. Se si tratta di questioni invece di carattere pre-incidentale, cioè delle questioni che sono utili per capire il fatto, ma non afferiscono direttamente al fatto, cioè non sono questioni che costituiscono un elemento del fatto, per esempio l'elemento oggettivo, l'elemento soggettivo, il nesso causale, e allora in questi casi se sono dette questioni incidentali che il giudice risolve con ordinanza, appena emergono, e le definisce con efficacia incidenter tantum, cioè all'interno del suo processo. Potrà anche rimettere al giudice competente in determinate situazioni particolari, ma non sarà comunque vincolato, tranne che si tratti di stato di famiglia o cittadinanza, di quanto ha deciso il giudice competente, che sarà quello civile o amministrativo. Per cui vediamo che la funzione giurisdizionale è una funzione che deve essere svolta. Se una volta che viene interpellata, chiamata in causa questa funzione, non incontra limiti, cioè la conoscenza che deve essere svolta nel processo può arrivare in qualsiasi ambito, anche oltre la materia penale. E attenzione che qualora in casi in cui la conoscenza venga rimessa ad altri giudici di altre giurisdizioni, che seguono quindi le regole delle altre giurisdizioni, non si potrà utilizzare, non si potrà considerare la decisione presa in un altro processo se in quel processo non vi sono le stesse regole probatorie che vi sono nel processo penale. Il processo penale vedremo che ha delle regole particolari per l'acquisizione probatoria, non tutte le prove saranno utilizzabili perché le prove devono essere acquisite nel rispetto dei diritti delle parti. Nelle altre giurisdizioni, per esempio nel processo ordinario civile, è possibile che ci siano delle regole molto meno garantiste, chiaramente perché i beni in gioco sono diversi. Di conseguenza, se queste regole si allontanano da quelle che sono le regole dal principio di legalità probatoria del diritto penale, del diritto processuale penale, non saranno allora utilizzabili. Mentre una volta che abbiamo accertato quindi che un giudice esercita la sua funzione giurisdizionale e non sta esercitando una funzione legislativa e non sta esercitando una funzione amministrativa, né gli amministrativi svolgono la funzione giurisdizionale e nemmeno chi ha la funzione legislativa esercita la funzione giurisdizionale, quindi accertato che l'organo competente, il giudice, sta svolgendo la sua funzione, dobbiamo capire tra i tanti giudici che ci sono, che compongono la magistratura italiana, quale è il giudice particolare, quel giudice naturale dell'articolo 25 della Costituzione, il giudice naturale e precostituito per legge che è tenuto a conoscere quella specifica questione. Qui vengono in rilievo quindi la competenza quindi che è quella parte della giurisdizione che per legge viene abbinata ad un giudice, quindi un giudice è chiamato a conoscere determinate fattispecie. Queste fattispecie sono date da un criterio di competenza territoriale e un criterio di competenza per materia. La competenza per materia riguarda proprio il tipo di reato che può essere giudicato da un determinato giudice, che poi va a combinarsi con la competenza per territorio, che riguarda proprio la collocazione geografica dei giudici e il luogo dove vengono commessi i delitti o i reati. Una volta che si combinano questi due elementi, viene individuato il giudice costituito per legge, perché vedremo che il pre-costituito non è più attuale.
Questo giudice, quindi, che poi dovrà sempre essere indipendente, terzo, imparziale, precostituito, dovrà avere la competenza. Quindi un giudice che giudica su una questione che non è di sua competenza potrà rimetterla al giudice competente o saranno le stesse parti che potranno eccepire la competenza. Ma vediamo quali sono questi tipi di giudici che sono presenti. All'interno di ciascun territorio abbiamo corte d'assise, giudice di pace, tribunale che poi ha una composizione monocratica o collegiale. Il giudice di pace conosce per i reati meno gravi che hanno una pena non superiore a 10 anni nel massimo, salvo che si... quando non sono espressamente attribuiti al giudice di pace, allora saranno di competenza del tribunale in composizione monocratica. Sono per esempio i delitti di percosse, l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, le lesioni dolose, la diffamazione e il danneggiamento. Dall'altra parte abbiamo la Corte d'Assise che è invece chiamata a esprimersi per i delitti più gravi, quelli che sono puniti con la pena dell'ergastolo, con una pena superiore ai 24 anni di reclusione, per esempio l'omicidio del consenziente, l'aiuto al suicidio, la ricostituzione del partito fascista. Sono esclusi alcuni tipi di reati che potrebbero avere una connotazione ideologica, come terrorismo, rapina, associazione mafiosa. E la Corte d'Assise ha la particolarità di realizzare l'articolo 101 della Costituzione, cioè il popolo partecipa all'esercizio della giustizia. Infatti la Corte d'Assise si compone di 2 giudici professionisti e 6 giudici popolari. Per questo i giudici popolari porteranno una componente meno tecnica e di conseguenza quei diritti che si possono avere delle componenti che suscitano, diciamo, sentimenti collettivi o hanno una particolare connotazione per la gravità, come può essere ad esempio un delitto di mafia, che è facile che venga giudicato con dei preconcetti, allora in questo caso la legge li esclude dalla competenza della Corte d'Assise. Poi abbiamo il Tribunale. Il Tribunale ha questa competenza residuale, cioè quando un reato non è espressamente attribuito alla competenza dell'uno o dell'altro giudice già visto, quindi giudice di pace di Corte d'Assise, allora sarà di competenza del Tribunale. All'interno del Tribunale si potrà avere un'attribuzione alla composizione collegiale o monocratica. La composizione monocratica di regola giudica fino ai reati per i 10 anni, per esempio guida in stato di ebbrezza o reati legati agli stupefacenti, mentre il tribunale in composizione collegiale giudica per reati tributari, societari, fallimentari, reati commessi dai ministri nelle loro funzioni, reati di pubblico ufficiale e contro la pubblica amministrazione. Questi sono è la ripartizione della competenza per materie. Abbiamo visto che sono le materie che vengono attribuite dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo della pena a un giudice piuttosto che l'altro. Poi all'interno di ogni distretto ci sono, di ogni corte d'appello ci sono tutti questi giudici. Quale tra i tanti sul territorio? Ecco la competenza per territorio. Vi è una regola generale che è il luogo dove è stato commesso il delitto. Questa qui è la regola generale, il luogo dove è stato commesso il delitto. Se abbiamo un delitto permanente dove è iniziato il delitto, se abbiamo il delitto tentato, l'ultimo atto diretto a compiere il delitto, e nel caso in cui dal delitto sia derivata la morte, allora non è competente il giudice del luogo dove si è verificata la morte, ma è il giudice del luogo dove si è verificato il fatto. Questa regola deroga nel caso di connessione, che è una competenza per territorio particolare in caso di reati connessi, allora lì in quel caso è competente il giudice dove si è verificato l'evento morte. Queste sono delle regole generali. Quando queste regole non sono sufficienti per determinare la competenza, vengono in aiuto delle regole sussidiarie previste dall'articolo 9 del codice di procedura penale, che prevede quando non si riesce a stabilire il luogo dove è stato commesso il delitto, bisognerà considerare il luogo dell'ultimo atto dove si ha conoscenza, di cui si ha conoscenza, o ancora il luogo di residenza, dimora, domicilio della persona che è sottoposta all'indagine, poi sarà l'imputato.
anche nel caso di reato commesso all'estero, bisognerà rifarsi al luogo dove la persona sottoposta a indagini o imputata è stata arrestata, fermata o dove è avvenuta l'estradizione. Queste sono le regole generali della competenza per territorio. Vi sono poi dei casi in cui il reato è connesso in via soggettiva perché più persone hanno commesso un medesimo fatto, oppure un'unica persona ha commesso più fatti, o ancora sono stati commessi dei reati per occultarne altri commessi precedentemente. In questo caso di connessione si applica la regola per cui è competente il giudice del luogo dove è avvenuto il delitto più grave e il giudice per materia chiaramente del delitto più grave. Qualora si tratti di delitti della stessa gravità, il reato che è stato commesso per primo e solo in via residuale si segue la regola della dimora, residenza, dimora e domicilio. Viene infine la cosiddetta competenza funzionale. La competenza funzionale che riguarda non tanto la competenza per territorio e per materia, ma è una competenza appunto che attiene alla funzione del giudice, cioè tra i diversi giudici, chi è competente? Sarà competente il GIP, il VUP, il giudice del giudizio in dibattimento, ecco che quindi tra i diversi giudici vi è una ripartizione che è legata strettamente all'ordinamento giudiziario. Anche questa competenza viene in rilievo e deve essere rispettata. Nel momento in cui la competenza non è rispettata, sarà possibile sollevare il regolamento di competenza in Cassazione o ancora eccepirla e potrà essere risolta direttamente dal giudice che trasmetterà al giudice competente gli atti, se questo qui accetterà gli atti, la questione è risolta. Diversamente potranno intervenire altri organi. Ricordiamo anche che nel caso delle indagini preliminari, se vi è conflitto tra PM che non hanno potere giurisdizionale, ma anche tra loro hanno una competenza legata al luogo della procura che è presso il tribunale, quindi dove viene scritta la notizia di reato c'è una procura competente, anche in questo caso potrebbe essere in conflitto, interviene il procuratore generale o addirittura il procuratore generale presso la corte d'assise. Quando si parla di tribunali in composizione monocratica e tribunali in composizione collegiale, non parliamo tanto di competenza, ma parliamo invece di attribuzione. La logica nel risolvere queste questioni, che siano di competenza o di attribuzione, è che se decide un giudice che sarebbe competente per reati più gravi, quindi viene elevato il giudice che conosce il fatto, il problema è relativo, quindi se viene sollevato per tempo, allora viene affrontato e viene rimesso in processo davanti al giudice competente. Se invece si è formato un giudicato, si è comunque arrivati a una sentenza e questa viene poi appellata e si fa valere in sede d'appello la questione di competenza, ma una competenza che è stata svolta in eccesso, si potrà, non, diciamo, non si terrà conto di questa incompetenza perché le garanzie sono state elevate. Cioè, se ha deciso il tribunale in composizione collegiale anziché il giudice di pace, il giudice di pace è il giudice per i reati meno gravi, il tribunale è, diciamo, competente per reati un po' più gravi, di conseguenza si è elevato il livello di conoscenza perché è un giudice che è comunque un po' sovraordinato, per cui non darà luogo a nullità o non si dovrà svolgere il giudizio in primo grado. Diverso è se un reato di competenza del tribunale è stato giudicato dal giudice di pace, che è un giudice che ha una conoscenza per reati meno gravi, di conseguenza qui sì che si va a ledere un diritto di avere un giusto processo e quindi dovrà essere svolto davanti al giudice competente in giudizio di primo grado.
In generale, il difetto per materia è un difetto più grave e può essere rilevato in ogni stato e grado del processo. In ogni stato e grado del processo viene rilevato in particolare il difetto per materia, quindi quando un giudice di competenza inferiore è chiamato a giudicare. Diversamente, anche il difetto per materia viene precluso, oltre alle questioni preliminari, se si tratta di difetto per eccesso. La competenza per territorio è preclusa all'udienza preliminare e nelle questioni preliminari, e infine anche la connessione. Per quanto riguarda le regole di connessione, la preclusione è legata alla connessione per territorio e per materia. Si tratta quindi di connessione per materia, questa potrà essere sollevata in ogni stato e grado del processo. Si tratta invece di connessione per territorio, questa sarà preclusa nell'udienza preliminare, nelle questioni preliminari. Nel momento in cui quindi viene rilevata l'incompetenza, questa deve essere dichiarata se si è ancora nei termini o se non vi sono termini come la competenza per materia l'incompetenza per materia in difetto. Bisognerà restituire, se vi è difetto di competenza, gli atti al pubblico ministero che dovrà esercitare l'azione penale da fronte al giudice competente. Quindi qui capiamo che la competenza non riguarda solo il giudice del dibattimento, ma riguarda già il GUP e il giudice quindi dell'udienza preliminare, perché è lì che inizia l'azione penale, che già potrebbe definirsi, e si svolge un contraddittorio, potrebbe definirsi il giudizio. Anche per quanto riguarda le misure cautelari, se è stata decisa una misura cautelare da un giudice e il processo si sposta davanti a un altro giudice che rileva che viene riconosciuto competente, avremo un periodo di 20 giorni dal momento in cui il giudice competente assume la funzione di decidere la questione e avrà 20 giorni per confermare la misura cautelare. Se non interviene in questi giorni, allora la misura cautelare sarà... non avrà più effetto perché il provvedimento perderà effetto se non viene confermato dal nuovo giudice. Ecco quindi che abbiamo la questione della competenza che si ripercuote anche sulle misure cautelari. Per quanto riguarda il giudice, vengono in rilievo poi il concetto di capacità del giudice, che attiene strettamente alle regole del processo dell'ordinamento dell'ordinamento giudiziario e le questioni di incompatibilità, quindi le questioni di dove il giudice ha l'obbligo di astenersi o potrebbe essere ricusato dalle parti. Siamo nell'articolo 36 del codice di procedura penale, sono quelle questioni dove il giudice non è terzo imparziale, perché per esempio ha dei coinvolgimenti dovuti a legami di parentela, affinità, adozione, filiazione, convivenza amore uxorio con una delle parti del processo o con altri giudici che sono intervenuti nelle fasi antecedenti del processo o hanno preso dei provvedimenti su quel medesimo fatto. E ancora nel momento in cui il giudice presenta una situazione di grave inconvenienza, per esempio se il giudice è il classico commensale abituale dell'imputato, allora è meglio che il giudice si astenga. Se il giudice non si astiene, per quegli stessi motivi può essere ricusato. Può inoltre essere ricusato dalle parti, quindi dal PM, dal pubblico o dal difensore con il suo imputato, quando il giudice ha espresso impropriamente in una fase del giudizio la sua opinione in merito ai fatti oggetto del giudizio. Anche in questo caso è compromessa la terzietà del giudice. Abbiamo poi il pubblico ministero, che non è un giudice ma è un magistrato, è disciplinato sempre dall'ordinamento giudiziario. Anche il pubblico ministero ha l'obbligo di astensione per vari motivi di convenienza. Sull'astensione del PM decide il procuratore generale della Repubblica e questo stesso decide la sostituzione. Il PM ha la funzione requirente inquirente e esercita l'azione penale. L'azione penale quindi la esercita d'ufficio quando vi sono delle
cioè il PM esercita l'azione penale sulla base di una notizia di reato che per un reato che può essere perseguibile d'ufficio oppure sulla base di un reato che può essere perseguibile a querela, a richiesta di procedere, istanza di procedere, autorizzazione a procedere. Ecco che quando ci sono delle condizioni di procedibilità, il giudice ha un obbligo, ma è un obbligo attenuato, cioè l'obbligo è subordinato alla presenza di queste condizioni di procedibilità. Se vi sono, allora l'obbligo di proseguire con l'azione penale dove ci sono tutti i requisiti non dovuti all'archiviazione, se manca la condizione di procedibilità non è che non è obbligatorio l'azione penale, non può proprio essere proseguita, vi è una mancanza di condizioni per procedere, quindi il giudice non deve nemmeno prendere in considerazione la questione, il giudice, il PM non deve nemmeno prendere in considerazione l'acquisizione. La regola è che il PM esercita l'azione penale e non la esercita, quindi chiede l'archiviazione se non vi è una probabilità di condanna, se vi è una causa di proscioglimento per la persona sottoposta alle indagini, l'imputato, o ancora se il reato non sussiste, il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'imputato non lo ha commesso. Nelle indagini preliminari, quindi, il PM è un procuratore che appartiene alla procura presso il tribunale, vi è il procuratore generale che attribuisce al singolo pubblico ministero le indagini, e invece nella corte d'appello nei giudizi di impugnazione avremo i procuratori presso la procura generale o presso la corte d'appello. Abbiamo i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti. Anche qui il PM esercita i propri poteri in piena autonomia, quindi decide autonomamente la sua richiesta. Sarà poi il giudice che svolgerà il suo lavoro, deciderà se accoglierla o rigettarla in merito quindi ad azione penale o archiviazione. Il PM può essere sostituito anche lui per gravi impedimenti, per esigenze di servizio, per tutti i casi previsti dall'articolo 36. Se non provvede il capo ufficio del pubblico ministero, interviene il procuratore generale presso la corte d'appello o la corte d'appello d'assise. Quando il PM si ritiene incompetente, trasmette gli altri al PM, al pubblico ministero che ritiene competente. Si può risolvere così la questione. Se invece anche l'altro giudice non si ritiene competente, si avrà un conflitto negativo di competenza. Diversamente, se due pubblici ministeri si ritengono competenti per un medesimo fatto, si avrà un conflitto positivo. È chiamato a risolvere questi conflitti il procuratore generale. Non devono essere causa di rallentamenti. Poi abbiamo la polizia giudiziaria, articolo 55 le funzioni, articolo 57 chi è la polizia giudiziaria, ha poteri che può svolgere autonomamente oppure altri poteri che può svolgere solo su delega del pubblico ministero, e in ogni caso vi è una dipendenza funzionale all'autorità giudiziaria. Abbiamo poi l'imputato. L'imputato si sovrappone in parte alla persona sottoposta alle indagini. La differenza sta: la persona sottoposta alle indagini viene in rilievo, quindi nella fase delle indagini, mentre l'imputato è il nome che assume la persona durante il processo. Perché c'è questa differenza terminologica? Nonostante vi sia l'estensione di tutti i diritti e tutte le garanzie previste per l'imputato anche alla persona sottoposta alle indagini, il termine non è a caso. Infatti l'imputato presuppone che vi sia un'imputazione, quindi che sia stata formulata un'imputazione chiara e precisa con delle norme di reato che vengono imputate alla responsabilità della persona imputata, mentre nella fase delle indagini preliminari questi elementi potrebbero non essere chiari, non essere ancora definiti. Ecco allora che si parla di persona sottoposta alle indagini, a suo carico non vi è un'imputazione sulla quale bisogna indagare, ma bisogna capire se vi sono degli elementi che fanno presumere l'esistenza del fatto
atto di reato e se vi sono degli elementi, quindi anche soggettivi, colpevolezza o dolo, in capo a questa persona sottoposta alle indagini. E questi elementi poi si valuterà alla fine delle indagini se saranno sufficienti da, per arrivare in giudizio. Quindi la differenza terminologica tra un imputato e persona sottoposta alle indagini è anche legata alla diversa funzione della fase di indagine e della fase del giudizio. Facciamo un inciso terminologico: procedimento penale può essere la fase che va dalla notizia di reato fino alla sentenza passata in giudicato, procedimento può essere anche ogni singola fase, quindi il procedimento è la fase delle indagini, poi c'è un procedimento che si svolge in primo grado, un procedimento in secondo grado. Quando parliamo di processo parliamo invece del momento in cui vi sono le parti davanti al giudice. Il processo non si identifica solo col dibattimento, perché vedremo che ci sono dei momenti preliminari al dibattimento vero e proprio. Quindi l'imputato e il nostro persona sottoposta alle indagini. La differenza terminologica si lega alla differenza della fase in cui interviene la persona sottoposta alle indagini e l'imputato, anche se vi può essere identità fisica tra le due persone. Quindi nella fase dell'indagine abbiamo la persona sottoposta alle indagini che ha tutte le garanzie previste per l'imputato all'articolo 6. Quando si assume quindi la qualifica di persona sottoposta alle indagini con l'iscrizione nel registro 335 del nome legato a una notizia di reato, l'imputato si diventa al momento in cui vi è richiesta di rinvio a giudizio e permane in ogni stato di grado del giudizio finché non vi è passaggio in giudicato. Si assume anche nel caso di giudizio immediato, decreto di citazione diretta, richiesta di applicazione della pena, giudizio per direttissima. L'imputato deve avere la capacità è data dall'avere più di 14 anni, anzi quella è una condizione dell'imputazione, e vi è la capacità. Capacità può essere, può mancare temporaneamente o in via definitiva. Se manca definitivamente deve essere dichiarato, diciamo, estinto il processo, perché senza capacità non vi può essere un giudizio. Se la capacità manca temporaneamente, il giudice, qualora ne abbia bisogno, può anche chiedere una perizia al fine di accertarla, comunque sospende il giudizio fino a che questa incapacità temporanea sia superata. Ogni 6 mesi svolge un controllo per vedere se è stata riacquisita. Comunque, oltre un determinato termine ragionevole, che sia un anno e mezzo, se l'imputato non riacquista la capacità, il giudizio allora non proseguirà e vi sarà sentenza di non luogo a procedere. Per capire il ruolo e le garanzie dell'imputato bisogna capire un po' la disciplina di quello che è l'interrogatorio, che va a racchiudere con l'articolo 64 tutte le garanzie in capo a questa persona. Innanzitutto la persona deve essere identificata e nel momento in cui viene identificata viene quindi chiamata a rendere un interrogatorio, che poi potrebbe essere anche le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, o meglio all'ufficiale di polizia giudiziaria, viene invitata a rendere le proprie generalità. E sulle generalità non può mentire, quindi sulla propria generalità non si applica il diritto di difesa. Nel momento in cui l'autorità giudiziaria invita a dire la propria generalità, deve anche informare la persona delle conseguenze penali a cui incorre nel caso in cui renda false generalità. Una volta che l'identità è accertata, si può proseguire con le attività dell'interrogatorio. Se vi è dubbio sull'identità, si può procedere a identificazione anche coattiva. L'imputato partecipa all'interrogatorio libero anche se si trova in stato di arresto, di fermo o è sottoposto a una misura cautelare. Nel momento in cui si inizia l'interrogatorio deve essere letta
il reato per questo posto all'indagine, se si parla di persona sottoposta all'indagine o l'imputazione se si tratta di imputato, deve essere quindi letto il fatto, devono essere poi elencate le garanzie, quindi la facoltà, bisogna informare la persona che tutto quello che dice potrà essere usato contro di lui, che ha quindi la facoltà di non rispondere come esercizio del diritto di difesa, e inoltre ha l'obbligo invece di rispondere e dire la verità sui fatti che concernono la responsabilità altrui. Si può affermare nel momento in cui un'affermazione potrebbe autoincriminarlo, infatti è sempre fatto salvo il diritto di non autoincriminarsi, di conseguenza se un fatto che concerne la responsabilità altrui riguarda anche la propria responsabilità potrà non rispondere. Deve essere sempre garantita la libertà di autodeterminazione, non deve essere influenzata la capacità di ricordare i fatti. Le domande devono essere poste in maniera neutra, cioè non sono vietate quelle domande nocive che possano indurre una determinata risposta. Questa è la regola che vale per l'interrogatorio. Diverso è invece quello che la disciplina del controesame e del riesame. La persona deve essere informata che ha diritto ad essere assistito da un avvocato che può nominare di fiducia, diversamente gli sarà affidato un difensore d'ufficio che ha la facoltà di ricevere gli atti e i documenti nella propria lingua, qualora non capisca la lingua italiana, salvo che si applicano le regole delle minoranze linguistiche previste dal codice di procedura penale e nei luoghi dove sono presenti queste minoranze linguistiche, e inoltre deve essere informato che vi è la possibilità di procedere con la videoregistrazione del fatto. Quindi l'imputato ha sempre il diritto di difendersi, che esiste in ogni stato e grado del giudizio. Quindi ogni volta viene svolto un atto contro, diciamo, che coinvolga la persona sottoposta alle indagini, nonché l'imputato, deve essere chiamato il suo difensore, il quale ha la facoltà di assistervi non sempre via l'obbligo, e si attivano le garanzie dell'articolo 64. Poi abbiamo la persona offesa, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Chi sono questi soggetti? La persona offesa è la persona che ha, diciamo, subito il danno del fatto reato. Impropriamente si parla di vittima di reato. Ecco lei che è titolare del bene giuridico protetto dalla norma. Questa persona non sempre è la persona che ha diritto al risarcimento del danno causato. Potrebbe essere una persona che ha diritto a diversa, che ha diritto al risarcimento del danno. Quindi in alcuni casi la persona offesa coincide con colei che ha diritto al risarcimento del danno, che sarà la parte civile qualora decida di costituirsi. Potrebbe anche esserci dei casi in cui non vi è identità tra le due persone. La parte civile è invece la persona a cui spetta il risarcimento per il danno subito, risarcimento che non ha un carattere penale ma ha un carattere civile, da qui il nome parte civile. La parte civile può essere una persona fisica o giuridica, possono essere anche cosiddetti enti esponenziali, quindi associazioni portatrici di interessi collettivi, per esempio associazioni a tutela dell'ambiente, associazioni a tutela contro la violenza delle donne o quant'altro. Queste persone possono costituirsi in giudizio e presentare dei propri testi e delle prove e dialogare per entrare, diciamo, in contatto con il fatto che viene discusso in giudizio e arrivare poi a una sentenza che provi la colpevolezza dell'imputato e riconosca il danno da risarcire in capo alla parte civile. La parte civile si può costituire quindi nel processo
entro dei termini previsti a pena di decadenza. In particolare si deve costituire in dibattimento prima dell'apertura del dibattimento. Per partecipare al processo la parte deve avere un difensore che è munito di procura speciale, e il difensore si costituisce dovrà poi chiedere in udienza un petitum, cioè un risarcimento danno preciso al momento della presentazione delle conclusioni. Non è una parte necessaria. La parte civile può intervenire nel processo penale, ma può anche intervenire o avviare un processo nella sede competente, che è la sede civile. In alcuni casi, se vi è già un determinato processo per il danno, non potrà intervenire nel processo penale. Diverso ancora è civilmente obbligato per la pena pecuniaria e prima ancora il responsabile civile. Allora, per finire la parte civile, abbiamo detto che la possibilità che la parte civile non si costituisca all'interno del giudizio penale, ma svolga l'azione avanti un giudice civile, che è la sede propria. C'è un cosiddetto favor separationis avanti un giudice civile, cioè è favorito lo svolgimento dell'azione civile davanti al giudice proprio. Infatti, se viene instaurato un giudizio civile prima della sentenza penale di primo grado, non potrà essere interrotto il processo civile e la parte non si potrà costituire nel giudizio penale. Proseguiranno parallelamente i due giudizi, ognuno in base alle proprie regole. Invece, dopo la sentenza penale di primo grado, se è stato avviato un processo civile, questo sarà sospeso fino al giudicato penale e quindi si astenderà l'esito del giudizio penale per decidere quello civile. Infine, può essere trasferito nel processo penale l'azione civile che era stata avviata in sede civile, se in sede civile non è ancora stata pronunciata la sentenza. L'azione civile quindi si propone nei confronti dell'imputato o del responsabile civile, se vi è. Il responsabile civile è colui che era tenuto per esempio alla supervisione, pensiamo ai padroni committenti, e la restituzione del danno sarà poi dovuta al civilmente obbligato, pensiamo al caso delle assicurazioni. Quindi l'azione civile è proposta contro queste persone, quindi il responsabile civile e il civilmente obbligato saranno chiamati solo se vi è l'azione civile. La persona quindi propone l'azione per mezzo del difensore munito di procura speciale e quindi potrà proporla nel giudizio penale oppure in sede civile. Il processo civile sarà sospeso se vi è una sentenza penale che deve passare in giudicato o viene appellata. Quando si può costituire quindi la parte civile? Allora, nell'udienza preliminare fino all'accertamento della costituzione delle parti, nell'udienza fino all'accertamento della costituzione delle parti, quindi fino all'apertura del dibattimento, e nell'udienza predibattimentale per citazione diretta, anche qui nella fase iniziale dove si verifica la costituzione delle parti. Quindi verrà citato il responsabile civile che anch'esso dovrà costituirsi. Cosa deve contenere l'atto di costituzione della parte civile? La deve contenere le generalità dell'imputato, le generalità della parte civile e l'esposizione delle ragioni su cui si fonda la domanda di risarcimento. Dovrà quindi essere contenuto la domanda di risarcimento e dovrà essere sottoscritta dal difensore. Se la richiesta non è motivata, cioè non sono devono essere indicati i motivi per cui la parte vuole essere ammessa come parte civile, diversamente verrà estromessa. Infatti la parte potrà essere anche estromessa d'ufficio o a richiesta di una delle parti. Abbiamo già detto che la persona offesa del reato è diversa.
rispetto alla parte civile. Se la parte civile interviene nel giudizio, la persona offesa del reato può presentare memorie e indicare elementi di prova nella fase delle indagini, ma nella fase del giudizio la persona offesa, salvo che coincida con la parte civile, non si costituisce perché l'accusa è rappresentata dal pubblico ministero. Vi sono delle tutele quando la persona offesa è una persona in condizione di particolare vulnerabilità, ad esempio perché è minore, nei reati sessuali. Questa persona in alcuni casi deve sporgere querela e allora sarà un querelante con dei diritti ad essere informato, in altri casi sarà invece la persona sarà semplicemente la persona offesa per i reati precedenti d'ufficio, che avrà delle proprie garanzie e potrà svolgere la sua attività nella fase delle indagini. Per quanto riguarda gli atti e i documenti invece del processo penale, vi sono delle regole. Siamo nel libro secondo. Allora, innanzitutto l'atto è un comportamento, il documento è invece è un contenuto che può avere la forma digitale o la forma analogica, e gli atti che sono compiuti nel processo devono sempre essere verbalizzati, quindi inseriti in un documento che potrà essere anche qui digitale o analogico. La regola generale è privilegiare la forma informatica, per cui dove è possibile devono essere realizzati documenti informatici secondo le regole del codice dell'amministrazione digitale, documenti che siano in grado di avere determinati requisiti che garantiscono la conservazione, la qualità e la non modificabilità delle informazioni. All'obbligo e alla preferenza per il documento informatico consegue il cosiddetto processo telematico, per cui il deposito di atti e documenti avviene in modalità telematica tramite i fascicoli telematici presso le cancellerie del giudice, e questo si sposta poi anche nelle modalità di notifica, dove è prevista la possibilità di notificare via posta elettronica dove vi è un indirizzo di posta elettronica certificato. Gli altri documenti sono scritti, i documenti sono scritti in lingua italiana, solo vi è una minoranza, si svolgono secondo la lingua della minoranza del posto, diversamente c'è il diritto alla traduzione. Anche il sordo, il muto e il sordomuto hanno diritto ad avere la possibilità di comprendere gli atti del processo nella lingua ad essi comprensibile. Alle parti è sempre riconosciuto lo ius postulandi, che è il diritto di interagire con il giudice, quindi possono presentare memorie e richieste in ogni stato del processo. Memorie sono dei documenti che il giudice legge, le richieste invece implicano una risposta da parte del giudice. Questi ius postulandi può essere svolto anche dal procuratore nel momento di procura speciale ad litem. Gli atti devono contenere il giorno, il mese e l'anno, la persona che li ha posti in essere e l'ora solo quando viene espressamente richiesta. Devono essere sottoscritti quindi da chi li pone in essere e dall'ausiliario che ha aiutato, per esempio l'autorità giudiziaria, il PM. Se non vi è sottoscrizione, questa non è causa di nullità assoluta. Vi è nullità assoluta solo quando vi è dubbio sull'identità delle persone che sono intervenute in un atto di ricognizione o individuazione. Vi è la regola di divieto di pubblicazione degli atti processuali in linea con l'articolo 329, che pone la segretezza delle indagini. Quindi fino a che dura la segretezza vi è divieto di pubblicazione. Divieto di pubblicazione che può essere assoluto o relativo. Assoluto quando riguarda gli atti in generale, relativo quando invece è consentito pubblicare il contenuto ma non l'atto integrale. Possono esservi delle deroghe a questo divieto, che sono dovute alla deroghe che sono legate alla
necessità di far proseguire le indagini, oppure anche nel momento in cui viene meno il divieto di pubblicazione, il giudice può comunque apporre il segreto su determinati atti per motivi di rilievo giuridico. Per esempio, devono essere tutelati altri beni come la sicurezza dello Stato e la privacy di alcune parti. Le copie possono essere estratte solo da coloro che hanno interesse, sulla richiesta di estrazione copia decide il giudice. Il giudice decide con provvedimenti che possono avere la forma di sentenza, ordinanza e decreti. Le sentenze sono le forme ordinarie con cui decide il giudice, poi abbiamo le ordinanze che normalmente non sono autonomamente impugnabili, salvo diversa disposizione, sono motivate e vengono solo il provvedimento ordinario con cui si conclude il procedimento in camera di consiglio, o il giudice adotta delle decisioni nel corso del giudizio, per esempio l'ordinanza di rinvio a giudizio, l'ordinanza sulle misure cautelari, l'ordinanza sulle questioni incidentali, l'ordinanza con cui interviene su errori materiali della sentenza. La Camera di Consiglio, il procedimento ordinario è quello dell'articolo 127, che prevede che l'udienza non sia pubblica ma partecipano le parti. In casi particolari può svolgersi anche senza la presenza delle parti, come l'udienza per la correzione degli errori materiali o per la proroga a termine indagini. Altri casi le parti possono chiedere che si deroghi alla Camera di Consiglio e si svolga l'udienza pubblica. Infine, i decreti sono provvedimenti che hanno lo scopo di far proseguire il processo e di regola non sono motivati salvo espressa previsione normativa. Vi sono poi provvedimenti dati oralmente che vengono verbalizzati solitamente nel corso del processo, cioè del giudizio. Come si svolge il procedimento in Camera di Consiglio? Abbiamo detto che non è pubblico. Le parti sono eventuali, cioè che sono ammesse se compaiono, salvo diversa disposizione. Le parti sono necessarie, però, nel procedimento in Camera di Consiglio per incidente probatorio, articolo 362, o udienza preliminare. E inoltre a richiesta di parte o d'ufficio per quanto riguarda l'archiviazione. Le parti fino a 5 giorni prima possono depositare memorie. Della Camera di Consiglio viene redatto verbale in forma integrale se sono sentite le parti. La Camera di Consiglio termina quindi con un'ordinanza che decide sulla questione svolta. In alcuni casi, al termine della Camera di Consiglio, si decide con sentenza, se pensiamo ai riti speciali che prevedono la Camera di Consiglio. L'udienza viene sempre verbalizzata. In generale, tutti gli atti compiuti durante le indagini, sia che sono posti in essere dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria, dall'autorità giudiziaria, devono essere documentati. La documentazione, anche qua con la riforma Cartabia, è stata introdotta la regola che, a richiesta delle parti o in determinate situazioni per i reati dove ci sono persone offese dal reato, vulnerabili, minori o le parti ne facciano richiesta, salva indisponibilità dei mezzi, si procede con registrazione audiovisiva o fonografica e la trascrizione delle registrazioni avviene solo a richiesta delle parti. Di regola poi si procede con la verbalizzazione integrale, con la tecnica della stenotipia, si procede con la verbalizzazione per riassunto dove non è espressamente indicata, quindi la verbalizzazione integrale. È obbligatoria la verbalizzazione integrale, per esempio, dell'interrogatorio dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, ogni volta che la legge lo prevede. È possibile anche che alcuni atti vengano svolti a distanza con collegamento audiovisivo. Vengono svolti a distanza quando vi è, per esempio, una persona in vincolis, sottoposta a misura cautelare, quindi custodia cautelare, sottoposta a misure di sicurezza, a un programma di protezione, per esempio, testimoni, vi siano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, e in generale quando viene fatta richiesta può essere svolto l'esame a distanza. Di regola viene svolto l'esame a distanza
per esempio, il difensore sta nel suo ufficio e la persona si reca nell'ufficio giudiziario più vicino. Se non è possibile, può essere svolto, per esempio, anche dal carcere l'esame a distanza, e in altri casi ancora, se la persona si trova, per esempio, in ospedale, nel luogo dove si trova la persona che è impossibilitata a spostarsi per vari motivi. L'esame a distanza viene disposto con un decreto motivato. Può essere disposto l'esame anche per singoli atti o per il giudizio. Deve essere sempre salvaguardato il contraddittorio e garantito il diritto di difesa della persona che, per esempio, è sottoposta alle indagini o indagata. Per quanto riguarda poi gli atti e l'invalidità, abbiamo una disciplina particolare. Nel senso che parliamo prima delle notifiche. Le notifiche, gli atti, una volta posti in essere e documentati all'interno dei documenti, devono essere portati a conoscenza delle parti. Vi sono delle regole differenti in base al fatto che sia una prima notifica, una notifica invece avviene successivamente alla prima. Le notificazioni. Allora, nel momento in cui un provvedimento viene letto, questo costituisce la notificazione. Chiaramente si considera notificato il provvedimento letto per le parti che sono presenti. Se le parti non sono presenti, questo provvedimento dovrà essere notificato. La regola generale per le notifiche è che devono essere compiuti gli atti, e quindi deve essere seguita la procedura di notifica prevista dal codice. Non deve essere dimostrata, perché sia valida la notifica, che la persona destinataria abbia avuto effettiva conoscenza, ma soltanto bisogna dimostrare che sia stata eseguita la procedura disciplinata dal codice di procedura penale nel libro secondo. Di regola le notifiche sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, in alcuni casi dalla polizia giudiziaria quando viene delegata, o nei casi in cui l'imputato, la persona indagata o altra persona si trovi, per esempio, in un istituto carcerario, dalla polizia penitenziaria. Se viene consegnata a mani, la copia deve essere consegnata alla persona interessata. Quando viene consegnata a un'altra delle persone previste, per esempio, dall'articolo 157, dovrà essere inserita in una busta sigillata sul quale viene apposto un numero seriale di riferimento progressivo, che verrà anche annotato nel registro delle notifiche. Solo in casi di urgenza si può procedere alla notifica per telefono, ma questa notifica per telefono non potrà mai essere fatta validamente all'imputato. Per quanto riguarda le notifiche al giudice o al PM, si procede con deposito in cancelleria o in segreteria, vi provvede il difensore con posta elettronica. Per quanto riguarda le notifiche, allora, il querelante deve dichiarare il domicilio. Se non lo dichiara nel primo atto, lo può fare in qualsiasi atto successivo. Diversamente si procederà, quindi se non ha letto domicilio, con deposito in cancelleria o in segreteria degli atti di cui deve avere conoscenza. Per la persona offesa, invece, se questa non ha proposto querela, quindi non ha la qualifica di querelante che deve eleggere il domicilio, si procede con la notifica al domicilio digitale se dichiarato o eletto. Diversamente si procede con le regole dell'articolo 157. Per la parte civile e l'imputato, la prima notifica deve essere fatta a mano, e quindi dove si trova l'imputato? Presso la sua abitazione, presso il suo lavoro, e può essere fatta anche a persona convivente che si trova quindi nella sua abitazione, o al datore di lavoro o al portinaio che si trova nel luogo di lavoro, o ancora al portinaio nell'abitazione. Se non si trova in questi luoghi, bisogna notificarlo dove ha temporanea dimora e alle persone conviventi o addette in questa temporanea dimora. Se non si trova al primo tentativo, l'iter deve essere ripetuto una seconda volta,
valida, successivamente verrà affisso presso la casa comunale l'avviso di notifica per questa persona. La notifica così si intende eseguita. Questo è l'articolo 157 che si segue per la prima notifica della parte civile dell'imputato. Sulle successive delle parti devono eleggere un difensore e le notifiche saranno fatte al difensore. Il primo avviso deve contenere l'informazione che le successive dovranno essere fatte al difensore, quindi la persona dovrà prendere contatti col difensore e dovrà quindi informarsi e mantenere i contatti col difensore per ricevere le informazioni sullo svolgimento del procedimento. Per quanto riguarda le notifiche alle persone giuridiche, si seguono le forme del codice civile anche per la pubblica amministrazione. Questo per quanto riguarda le notifiche. La notifica è valida nel momento in cui sono state eseguite tutte queste procedure e nulla quando l'atto notificato è incompleto, quando vi è incertezza sul mittente o sul destinatario, se manca la sottoscrizione di chi ha eseguito la notifica, se le persone che hanno ricevuto la notifica non sono idonee, per esempio hanno meno di 14 anni, o se vi è la violazione dell'avvertimento che le notifiche successive al primo verranno al difensore. In questi casi è nulla la notifica. Per quanto riguarda gli atti, invece, abbiamo diversi casi di irregolarità o di invalidità. L'atto può presentare diverse forme di invalidità. La più nota è la nullità, che può essere di vario tipo, ma abbiamo anche l'invalidità per decadenza, la invalidità per inammissibilità e la nullità può essere di tipo generale o di tipo speciale. Vi è nei casi previsti dall'articolo 178 del Codice Civile, cioè una nullità che attiene alla composizione del giudice, alla PM, all'esercizio della sua azione e alla partecipazione al processo del PM, oppure alla citazione dell'imputato delle parti private. Vi sono nullità di ordine speciale quando queste sono previste nelle disposizioni speciali del Codice di Procedura Penale. Le nullità poi, indipendentemente che siano di ordine generale o speciale, sono classificate come nullità di carattere assoluto, cioè che devono essere eccepite in ogni stato e grado del processo, non possono essere sanate, nullità di carattere cosiddetto intermedio, cioè che possono essere rilevate fino alla sentenza del grado in cui si sono verificate, possono essere sanate ma non possono essere eccepite dalla persona che non vi ha interesse o che vi è dato causa, e infine le nullità di ordine relativo, che devono essere recepite di fatto alla prima occasione utile, poi sono precluse, quindi sono sanabili. Anche qui non possono essere recepite da chi non vi ha interesse o da chi vi ha dato causa. Sono nullità di ordine generale, di carattere assoluto, per esempio quelle di ordine generale che attengono la figura del giudice o che attengono l'azione penale o la citazione dell'imputato. Infatti vedremo che qualora vi sia irregolarità, nullità delle citazioni dell'imputato dalle parti private, nelle udienze il giudice le verifica tra le questioni preliminari e provvede alla rinnovazione dell'atto se sono nulle le citazioni, perché non può essere sanata la nullità e non si può procedere in presenza di nullità. Quelle di carattere intermedio sono le altre nullità previste dall'articolo 178, che non sono espressamente assolute, e poi abbiamo quelle di carattere speciale, che sono a carattere relativo, che sono nelle specifiche disposizioni del codice. L'effetto della dichiarazione di nullità è la regressione del procedimento al momento precedente all'atto nullo, dichiarato nullo. L'espansione dell'effetto di nullità anche a quegli atti che dipendono dall'atto nullo e chiaramente deve essere dichiarata questa nullità. Abbiamo quindi concluso
incluso il secondo libro del codice di procedura penale.